Bene, bene, signori, signore, autorità, abbiamo voluto, mi piace con orgoglio anche tutti noi citare la presenza anche in questa edizione, del secondo ciclo dell'ambasciata americana, nella persona del portavoce Jeff Galvin e della dottoressa Maria Elmetti, dell'ufficio stampa. Grazie di cuore per essere qui come ogni anno a impreziosire e dare un significato ancora più forte a questo evento. Io devo sempre cercare di trattenere la mia commozione, visto appunto il tema e le vostre presenze. Ringrazio naturalmente le altre personalità, tutti gli organizzatori che da molti anni, alcune volte sono presenti, altre volte diciamo si alternano. Comunque sostanzialmente tutti coloro che oggi sono qui hanno veramente contribuito a questa edizione, che è la seconda del secondo ciclo, nata per insistere sul concetto della pace. Infatti la nuova edizione si chiama 11 settembre con le vittime per la pace. Però vorrei anche andare avanti con i ringraziamenti, e cioè il commissariato di pubblica sicurezza Borgo, quindi la questura di Roma, nonché la stazione di Roma San Pietro dei Carabinieri e la stazione Roma Prati, sempre dei Carabinieri. Grazie di cuore per la vostra presenza. Sappiamo infatti quanto le forze dell'ordine, le altre realtà, energie, sono impegnate in questi eventi tragici come quello dell'11 settembre, e infatti quest'anno abbiamo nel programma la testimonianza di una persona importantissima che è il direttore dei Vigili del Fuoco delle Nazioni Unite, Robert Triozzi. Grazie, comandante, per essere qui a darci, come dire, proprio la sensazione quasi di essere in quei momenti tragici. Sappiamo quanto i vigili del fuoco e anche nelle ultime vicende, quelli cinesi, sono morti proprio per sapendo di rischiare, sono intervenuti nell'incendio che è divampato qualche mese fa. E quindi ancora una volta testimonianza che veramente le forze dell'ordine e i vigili del fuoco, tutti coloro, la protezione civile, di cui tra l'altro, ecco, permettetemi di salutare, è presente il dottor Capuzzi Mati dell'Associazione Volontari Roma Aurelio Protezione Civile. Quindi sappiamo che tra il volontariato e chi invece lo fa per professione, veramente il mondo ha bisogno di testimonianze come queste. C'è anche, e lo ringrazio come istituzione, la presenza dell'assessore del tredicesimo municipio Carlo Mattia. Grazie assessore. Vorrei velocemente ringraziare tutti coloro che hanno cooperato attivamente alla realizzazione di questa edizione, cioè Roberto Ciaccia, presidente del Forum Sicurezza Roma in memoria di Benedetta Ciaccia, vittima del terrorismo; Maria Federico, responsabile delle relazioni esterne dell'Istituto per l'Unione Mediterranea, nonché presidente dell'Associazione Culturale Il Mondo di Damarete; Alberto Martinelli, colonnello e comandante regionale del Corpo Umanitario dei Blue Berets International; Sergio Mercanzin, socio fondatore dell'Associazione Centro Russia Ecumenica; Leonardo Paleari, presidente dell'Associazione Centro Russia Ecumenica; Nunzio Paucci, presidente sezione Roma Capitale dell'Associazione Nazionale Bersaglieri; Giorgio Prinzi, responsabile scientifico per iniziative convegnistiche dell'Accademia Galilei Roosevelt, nonché amministratore della comunità Facebook e Guerra tra Civiltà. Per ultimo, ma non per questo, come si usa dire, meno importante, anzi, Pierluigi Sorti, presidente dell'Osservatorio Roma 2003-2012 per il dialogo laico interreligioso, nonché responsabile scientifico del forum interreligioso laico di Roma. E,
direi dopo questi interventi leggerò i due messaggi pervenuti dall'onorevole Fuzia Fitzgerald Missoli, deputato italiano, e dal presidente onorario di Noi in Europa, la contessa Beatrice Rangoni Machiavelli. Bene, pregherei il primo intervento, Roberto Ciaccia, ognuno di circa 5 minuti, poche parole ma importanti per questa. Io ringrazio Roberto Mercuri e tutti i presenti intervenuti per ricordare più che altro le vittime del terrorismo e del dovere, tutti ciò che le persone che muoiono, che non c'entrano niente nella vita, gente normale, che purtroppo vengono uccise da persone, almeno per quello che chiamare persone, insomma. Perciò fare una riflessione e spero che i governi facciano molto di più per eliminare questi terrorismi, come adesso c'è per esempio l'IRIS da eliminare, che questi ammassano un po' tutti, ammassano pure i terroristi, e non è che non hanno la possibilità di eliminarli, solamente che se devono mettere d'accordo tra paesi, perché la forza che hanno America, Russia, Europa, non è che dovrebbe essere molto facile eliminarli, però non so, io spero che si arrivi a una conclusione, perché le famiglie che rimangono, che hanno avuto una vittima del terrorismo, del dovere, quello che è, insomma, non si augura a nessuno, e spero che finisca tutta questa storia, insomma, nel migliore dei modi. Ok, ringrazio tutti. Okay. Prego Maria Federico di porgere il suo saluto. Sì, grazie. Buonasera. Grazie. Scusa, serve il microfono? Sì. Ok, questo abbiamo pensato a cosa prima. Colpa mia. Buonasera a tutti e grazie di essere qui. Come appunto ha annunciato Roberto, sono Maria Federico, responsabile delle relazioni esterne dell'Istituto del Mediterraneo e presidente fondatrice dell'Associazione Il Mondo di Damarete, che comunque ha a che vedere sempre con il Mediterraneo, perché si occupa di cultura mediterranea, una visione diciamo femminile e praticamente. Diciamo, cultura, quando si parla di cultura siciliana si intende anche quella mediterranea, proprio perché non solo per la posizione geografica, ma anche per tutta una serie di dominazioni che l'isola ha subito, quindi è ricchissima in questo senso ed è stato esempio di pacifica convivenza tra i popoli. Quello che noi oggi ricordiamo qui sono i tragici fatti appunto per ricordare le vittime delle Torri Gemelle, ma non è soltanto questo, vuole essere anche un monito per tutti, perché la situazione in questo momento è veramente drammatica, perché non si parla soltanto di vite umane, quindi di vittime appunto umane, ma si tratta di un vero e proprio attentato alle testimonianze di civiltà, di cultura, cioè significa voler distruggere le basi di quelle che sono state, diciamo, le fondamenta della nostra civiltà. E quindi bisogna impegnarsi tutti nel far valere la bellezza della cultura, cioè l'emozione che dà la vista di un patrimonio artistico, quello che appunto in questo momento si sta cercando di distruggere, quindi cancellare le fondamenta della bellezza.
fatto. Io con questo chiudo nella speranza che ci sia sempre un vero dialogo, che non sia soltanto una chiacchierata tra popoli, ma un impegno da parte di tutti gli stati e quindi dei cittadini perché tutto ciò non avvenga mai più. Grazie. Grazie. Bene, siccome nell'era di internet naturalmente non può mancare una video registrazione e ringraziamo Giovanna Calzano, blogger e oggi presente con la sua telecamera semplice, come questa manifestazione del resto, ma incisiva, le esigenze richiedono, e quindi inviterei con permesso del comandante, il Blue Berets e la bandiera di accomodarsi accanto al labbro dei bersaglieri. Grazie. Grazie. Bene, un attimo. Inviterei il comandante Martinelli al saluto di indirizzo di saluto. Grazie. Grazie, buonasera, sono Alberto Martinelli, sono il comandante del corpo della Regione Lazio, del corpo del Blue Berets International, del corpo umanitario. E siamo qua per ricordare tutte le vittime del terrorismo internazionale, spero morto l'11 settembre e del 2006, se non vado errato, della signorina Ciaccia. E sperando però che questa cosa non continui, cosa che invece insomma, stiamo vedendo, che non ascolta i desideri della maggior parte della popolazione mondiale, anzi ci troviamo davanti al terrorismo che non era quello che noi abbiamo avuto in Italia nei famosi anni di piombo e che per fortuna siamo riusciti a sconfiggere, ma è un terrorismo internazionale, un terrorismo religioso, anzi chiamerei pseudo-religioso, che viene portato avanti da combattenti, così si definiscono, che però trovo difficile considerare credenti in un Dio che è un Dio della guerra, non è invece un Dio della pace, cioè un Dio che autorizza umani a fare del male ad altri esseri umani. E per cui ci auguriamo comunque, non, come cittadini del mondo, che questa cosa si riesca a tamponare, si riesca anzi a sconfiggere definitivamente, e per poi creare dei presupposti e delle sinergie che poi possano portare una pace internazionale con una rilassatezza di rapporti fra stati, fra governi, fra economie. E, niente, come rappresentante dei Blue Berets mi presenterò un attimino, siamo come corpo, siamo internazionali, siamo votati all'umanitario, e qua in Italia siamo impegnati nel costruire un campo, in questo caso l'ultimo progetto che abbiamo è un campo didattico, un bosco didattico in un terreno vicino a File, che è un posto bellissimo vicino a un parco naturale dei Monti Affilani, un parco didattico che sarà poi aperto a tutte le realtà, dalla gioventù ai Boy Scout, alle scuole, alla protezione civile, per ricominciare a sensibilizzare un po' di più per l'ambiente e per l'integrazione dell'essere umano nell'ambiente. Per cui lo faremo per poi poter ospitare e spiegare alle persone quali sono le piante, gli animali autoctoni italiani e perché bisogna preservarli, perciò a cosa servono queste cose. È un piccolo passo, però voi sapete bene che chi va avanti con le proprie forze i passi li deve fare piccoli, cercare di non tornare indietro. Questo è un piccolo passo che noi stiamo facendo nella Regione Lazio, speriamo poi nel momento che verrà realizzato inviteremo tutti voi per venire a prendere visione di quello che siamo riusciti a fare e speriamo di aprirne ancora di più. Niente di più. Ringrazio i partecipanti e il dottor Mercuri per averci invitato, siamo onorati sicuramente di questo e auguro a tutti, me compreso, di riuscire a trasmettere questo messaggio di pace e non un messaggio solamente di paura
in questa realtà che noi stiamo vivendo. Proprio la paura è dove loro, dove i terroristi seminano. Se riusciamo a sconfiggere per prima la paura, forse riusciremo a sconfiggere anche loro più velocemente. Grazie. Non so dove sia Don Sergio Mercanzin. Ah, ok, quindi allora a questo punto accenderà anche al pensiero di Don Sergio Mercanzin. Invito il professor Leonardo Paleari, presidente dell'associazione Centro Russia Unica. Grazie presidente. E lo ribadiamo, ci ospita e siamo veramente onorati di questa sinergia. E io sono molto contento che questo incontro avvenga qui, perché il Centro Russia Ecumenica, di cui padre Sergio Mercanzin è stato fondatore con la collaborazione di altri amici, per inciso padre era stato qui fino a 10 minuti fa, poi ha dovuto andare via per un altro impegno. Dicevo, questo centro nacque all'insegna del dialogo, come luogo di dialogo, dialogo tra Oriente e Occidente, in particolare nell'ambito religioso, evidentemente. Noi negli anni 70 pubblicavamo una piccolissima rivista ciclostilata che si intitolava Una voce russa a Roma, era scritto in russo ed era una voce di dialogo per i profughi che allora uscivano dall'Unione Sovietica e transitavano a Roma per poi andare in altre destinazioni, in maggior parte negli Stati Uniti e in Canada. Allora è sempre stato un luogo di dialogo e Dio sa se non abbiamo bisogno oggi di dialogo a tutti i livelli e anche in quello religioso, perché vediamo che anche la religione viene presa a volte a pretesto per la contrapposizione tra i popoli. Naturalmente particolarmente importante è quello con la religione islamica, ma noi coltiviamo il dialogo naturalmente con la Chiesa sorella, le Chiese sorelle del mondo ortodosso. Si credeva che crollato il muro di Berlino, no? Il dialogo venisse, come dire, spontaneo, non c'erano più quelle barriere politiche, invece vediamo che ce n'è sempre più bisogno. Sono contento poi, inoltre, che le persone presenti conoscano il nostro centro, vedano queste meravigliose linee, questi colori, queste immagini piene di significati profondi. E se mi permettete di aggiungere, spero che torniate anche qualche altra volta e magari approfittiate anche per fare qualche regalo ai vostri amici con le icone che stanno, sia quelle dipinte sia queste che sono, queste sono dipinte da iconografi contemporanei, queste sono le icone antiche che naturalmente sono delle stampe messe sul legno e noi abbiamo una biblioteca specializzata in questo campo iconografico e in generale per la conoscenza del mondo slavo e del mondo della Chiesa d'Oriente, delle Chiese d'Oriente, e riteniamo con questo di dare anche un nostro piccolo contributo al dialogo tra i popoli. Grazie. Grazie Presidente, e mi collego a questo intervento per sottolineare e quindi aggiungere i miei ringraziamenti allo staff del Centro Russia Ecumenica, Anna, Luisa e Tommaso. Grazie ancora a tutti voi che rendete, come dire, confortante questo appuntamento, ormai qui alla seconda edizione. E quindi andiamo avanti e desidererei chiamare per intervento il presidente della sezione Roma Capitale dell'Associazione Nazionale Bersaglieri, Nunzio Paolucci, colonnello Nunzio Paolucci. Grazie. Grazie. Grazie, buonasera. Io, oltre ad associarmi
al ricordo delle vittime dell'11 settembre, importantissimo, ma non solo a loro, a tutte le vittime del terrorismo. Di fatto l'11 settembre ha rappresentato uno spartiacque, nel senso che da allora il mondo in generale ha dovuto fare i conti con una nuova minaccia, cioè il terrorismo. Un terrorismo internazionale che cerca di minare le basi democratiche dei paesi, in particolar modo i paesi occidentali, creando di fatto una nuova forma di guerra. È brutta da dirsi, ma di fatto è così. Praticamente ci ritroviamo a casa in continuazione persone che vogliono e portano distruzione, non voglio elencarle, ma di fatto è così in tutti i nostri paesi. Allora, cosa fare? Secondo me l'Europa, gli Stati Uniti, i paesi animati dalla buona volontà, tutti, devono cercare sono chiamati a delle nuove sfide, cercare nuove forme di dialogo, anche interreligioso, di civiltà. Non possiamo cedere a questi terroristi ciò che di bello hanno ricordato prima di me tutti quelli che sono intervenuti: l'arte, la cultura, la culla stessa della società sulla quale noi ci siamo fondati. E l'auspicio e l'augurio è che si riesca a trovare la giusta forma per contrastare questa minaccia, che è molto subdola e non riusciamo spesso ben a individuarla. Ringrazio per l'invito che mi è stato fatto, porto i saluti dell'associazione e speriamo di riuscire nell'intento. Grazie. Grazie a lei, Presidente. Nell'attesa, fra l'ora, dell'arrivo di Giorgio Prinzi, pregherei Pierluigi Sorti, rispettando sempre l'ordine alfabetico, di invece proporre il suo punto di vista, la sua riflessione. Ricordiamo, Presidente Pierluigi Sorti, Presidente dell'Osservatorio Roma Anno Domini 2012, dialogo laico interreligioso, e responsabile scientifico del Forum Interreligioso e Laico di Roma, che è una sezione dell'Associazione Culturale Noi in Europa. Grazie, professor Sorti. In cui sottolineo un elemento abbastanza specifico di questo tipo di assemblee, che non c'è nessuna delega ad alcuno di in qualche modo di monopolizzare la discussione e di indirizzarla verso in determinati indirizzi o in determinati socchi di pensiero. E questo è un elemento che ci deve in qualche modo indurre a pensare che soltanto il contributo di tutti può portare a definire non tanto delle verità, ma degli interrogativi profondi che emanano dagli interventi di ciascuno di noi e che prendono di petto questi grossi problemi, non soltanto per l'angoscia del loro intrinseco grado di drammaticità, ma anche per l'individuazione delle strade per poterli in qualche modo illuminare di certi presupposti dai quali partire per risolverli, che io personalmente non ho, perché chiedo a voi molte cose in questo frangente in cui non solo si è accentuato il dramma del terrorismo, cioè della negazione stesso dei presupposti di civiltà, ma addirittura si è innestato in questo quasi casualmente, o forse nel non del tutto casualmente, il fenomeno grandioso dell'immigrazione globale, dove noi ci troviamo di fronte alla necessità di rispondere a certi interrogativi. È legittimo che i popoli scelgano di ricevere altri ed è altresì legittimo che i popoli scelgano di lasciare la loro patria indipendentemente dalle condizioni che li inducono a farlo e di ricercare altrove la loro dimora e il loro futuro. Tutte queste
queste cose devono in qualche modo, possono in qualche modo trovare dei presupposti proprio nell'ambito delle rispettive ispirazioni religiose, delle rispettive confessioni, delle rispettive fedi. Ed è questo che l'elemento religioso diventa molto più importante delle diplomazie internazionali rispetto a quello che è il grado di comprensione che possiamo offrire a tutte queste situazioni. Ed è questo, diciamo, un tema che può costituire, sperabilmente, non certo per chi ha molti capelli bianchi ed è anagraficamente molto avanti nel tempo, ma per, diciamo, un lievito di cultura che trovi nei giovani la possibilità di chiedersi, di domandarsi qual è il significato vero della vita, che forse non troviamo più neanche nella nostra civiltà, perché in qualche modo dobbiamo riconoscere è una civiltà che ha trovato in se stessa i germi del suo sviluppo, del suo modo di superamento continuo, ma anche molti elementi di attrazione di natura molto egoistica, molto riservata a sé, molto vocata al successo e alle fortune individuali, che ci ha visto in qualche modo una grande civiltà di cultura, di religione, di progresso, ma anche una grande civiltà dove c'è un coacervo di situazioni che forse premiano più gli individui rispetto a quelle che la premiazione del modo di essere civili fra tutti noi. Questo io ritengo di dire come contributo che si inanella con voi, che deve trovare appunto la possibilità di essere intrinsecamente validi e nello stesso tempo di congiungersi come anello per formare una catena di resistenza e anche di forza per sperare in un futuro un pochino più attraente e un pochino più rassicurante. Grazie. Grazie professor Sotti, sempre per le sue osservazioni molto profonde. Allora, mi sono permesso di chiedere al comandante Triozzi, nel senso di ospitalità, di fare formulare l'intervento all'ambasciata americana nella persona, scusano i nomi, ecco, sempre qualche difficoltà, nella persona del portavoce dell'ambasciata americana, dottor Jeff Gardin, spero di aver pronunciato bene, e quindi siamo onorati non solo della presenza, ma ecco, addirittura di un intervento che è quanto mai interesse di tutti in tutto il mondo, e quindi cioè, noi che abbiamo il privilegio di avervi qui, di porre attenzione alle sue domande. Grazie. Vi ringrazio e ringrazio a tutti quelli presenti qui. Sono dovuto dire che lavoravo prima del tracco in un edificio frente alle Torri Gemelle. Quando sono venuto il tracco, stavo già nel servizio di diplomatico in Tanzania e ho visto crollare i torri per live television. Era veramente un'esperienza orripilante, terribile. Ma come hanno detto già altri intervenuti qui, questo non è un'opportunità di ricordare solo alle vittime delle Torri Gemelle, ma anche tutte le vittime del terrorismo in tutto il mondo, e credo che i sentimenti di orrore che sentivo io in questo momento è molto simile ai sentimenti che sentono tutti i vittime, tutti i familiari dei vittime del terrorismo. E questo è una cosa importante di non dimenticare, che siamo tutti seri umani e abbiamo un'esperienza anche diversa, anche in certo modo la stessa esperienza dei seri umani. Non volevo parlare
più della lotta contro il terrorismo, perché credo che anche hanno già parlato su questo altre persone qui, forse è meglio che potrei io, ma invece dire che una delle cose che veramente mi fa pieno di speranza sono questi tipi di gruppi che hanno che sentono un legame forte con gli Stati Uniti, che sentono un legame forte tra Italia e Stati Uniti, e esprimono questi legami, queste fraternità, questo amore con riunioni di questo tipo. Per me realmente questo è un segno della vicenda, della vicinanza tra il nostro paese e cultura. Spero che possiamo incontrarci in altre occasioni più felici nel futuro. E vi ringrazio veramente per questo ricordatorio di un'esperienza che esprime l'orrore ma allo stesso tempo tutta la speranza dell'umanità. Grazie. Ringraziamo di cuore il dottor Gagin per le parole espresse in questo contesto, sia per l'Assemblea che, come dicevo all'inizio, si riunisce ormai in funzione di questa commemorazione delle vittime dell'11 settembre, di Benedetta Ciaccia, e ormai ha assunto anche un senso per le vittime di tutto, del terrorismo di tutto il mondo, perché come è stato detto da molti di voi, appunto, è una situazione che ci affligge ora in un momento storico, ora in un altro, ma insomma, con una certa continuità purtroppo. Naturalmente il rapporto Italia, anche Europa e Stati Uniti è storico per tradizione, per cultura, i governi passano, i popoli restano ed è importante che ci sia questa continuità di rapporto. Come al solito mi commuovo, ma faccio sempre questa fine. È il bello della diretta. Okay. Bene, adesso ringraziamo di nuovo, prego il comandante Di Rossi di proporre la sua testimonianza. Grazie comandante per essere di nuovo qui, come negli ultimi anni da quando ci siamo conosciuti è sempre presente. E altrettanto significativa per il suo ruolo di angeli custodi di tutti noi nel mondo. Ricordavo prima i vigili del fuoco cinesi che in grande quantità consapevolmente sono andati incontro a morte. Serve il microfono? Sì. Perché mi sono abituato anche senza. Buonasera a tutti. Padrone di casa, ti posso dire anche dopo invece. Allora, come al solito, Roberto mi chiede sempre della mia presenza con i Vigili del Fuoco, di essere presente in queste manifestazioni. Naturalmente sono molto onorato. Giustamente ha citato un lavoro dei Vigili del Fuoco in Cina. Possiamo ricordare i Vigili del Fuoco di Chernobyl, in Ucraina, che fu sterminato l'intero corpo dei Vigili del Fuoco. Io ho avuto l'onore di conoscere il comandante dei Vigili del Fuoco di Kiev. Mi raccontò che quel giorno dell'incendio della centrale nucleare il comandante di Chernobyl ha detto ai suoi uomini: nessuno è obbligato ad andarci, non rifiutò nessuno. Possiamo ricordare qui a Roma il violento tema dell'esplosione di gas dove sono rimasti vittime 5 vigili del fuoco. Infatti quando ha parlato dell'angelo custode c'era uno dei pompieri uccisi in via 28enne, faceva lo scudo umano alla Mugia e detto alla Denen che ha sopravvissuto all'evento. Poi c'è via Palestro a Milano e tanti altri episodi. Nel mio personale, facendo servizio nel 93-94 a Sarajevo, quando si attaccarono le sirene per i bombardamenti,
tutti andavano nei rifugi, tranne noi, vigili del fuoco, mentre cadevano le bombe. Stavamo in giro cercando di frenare la violenza gettata contro la città di Sarajevo, spegnendo gli incendi provocati dai bombardamenti, e per salvare quelle persone che non sono andate o non sono riuscite ad andare nei rifugi. Effettivamente io ho avuto anche l'onore di lavorare in vigili del fuoco in ben 48 paesi. A volte i pompieri non hanno scarponi, non hanno i guanti, non hanno gli elmetti, non hanno la formazione e nessuno si è mai tirato indietro. Quando arriva la chiamata, subito fuori e intervenire. Ho lavorato in luoghi in cui c'è tantissima tensione etnica, religiosa e politica, luoghi come la Bosnia, come il Kosovo, e confine tra India e Pakistan. Non c'è mai stato un vigile del fuoco di no, io sono albanese per caso lì di un serbo può pure bruciare. Mai. Siamo sempre intervenuti. A volte scortati dai militari, perché io mi ricordo una volta a Pristina in Kosovo, siamo arrivati ad un incendio in un ristorante, la gente inferocita, perché i pompieri intervenuti erano tutti albanesi, ma stavamo in un quartiere serbo. Per dire prima come è stata detta la follia di questa gente, no, questo è l'incendio serbo, vogliamo i pompieri serbi, non vogliamo gli albanesi. E ci hanno attaccato, cioè violentemente, in un'altra occasione ci tiravano, perché noi adesso a questo punto diventiamo anche a volte del nemico, perché se c'è il serbo che vuole bruciare l'albanese o l'albanese che vuole bruciare il serbo, arriviamo noi vigili del fuoco, indipendentemente dalla casa che brucia, per spegnere l'incendio, quindi diventiamo un nemico. E siamo stati attaccati violentemente più volte. Però nonostante tutto ciò, anche con questi pompieri che non hanno niente, rimaniamo sempre l'ultima speranza del cittadino. In tutto il mondo succede qualche cosa, chiamano tutti, arrivano tutti, le forze armate, la polizia, la cappagani, arrivano lì adesso che facciamo? Chiamano i pompieri, arriviamo sempre, come si dice a Roma, a volte con la scarpa e la cioccia, e inventiamo la soluzione per risolvere il problema e per salvare non soltanto la vita umana ma anche i beni dei cittadini. E questo è il lavoro, quindi siamo diventati l'emblema effettivamente dell'11 settembre, appunto per questo, perché quel giorno sono morte a proposito di 343 vigili del fuoco, e un terzo dei quali di origine italiana, compreso il comandante Pino Gianci, che l'origine lui era la famiglia sua di Rieti. E quindi per me è sempre un onore di essere qui, come abbiamo detto, non è per ricordare soltanto i pompieri di New York, ma il lavoro che svolge i vigili del fuoco in tutto il mondo, ma anche qui. Italia, se la gente pensa che ci sia un esercito di vigili del fuoco, in questo momento per tutta la nazione, città, porti ed aeroporti compresi da Trieste a Trapani, non abbiamo 6.000 pompieri in servizio per l'intera nazione. Quindi fanno veramente dei miracoli. Quando uno chiama il 115, fanno dei miracoli. Basta ricordare i vari terremoti, eccetera, l'Aquila, in Emilia Romagna, e poi in Italia abbiamo mediamente 7 scosse sismiche al giorno. Quindi, l'ultima speranza rimane sempre il vigile del fuoco. Di nuovo chiedo, ringrazio Roberto per l'invito, è sempre un onore essere qui, ci vediamo l'anno prossimo di nuovo. Grazie. Sarà sempre un onore. Ci ha raggiunto Giorgio Prinzi, che prego di formulare l'ultimo, ecco, mi dici saluto, mi permetto di stare amicissimo per ragioni sempre di camera. Grazie a tutti. Niente, purtroppo gli impegni non mancano, devo andare a Monte Porzio, ho lasciato la macchina alla Lenina, pensando di partendo di scambio, perché pensando di non trovare lo stesso traffico, invece è sempre la punta, poi essendo inesperto anche per trovare il posto al parcheggio di scambio è stato un problema. Comunque sono qua, quindi ringrazio l'amico Mercuri dell'opportunità. Grazie sempre a tutti. Ecco, qui rappresento la guerra, la civiltà.
E avevo pregato, ma evidentemente avuto anche dei contrattempi, la collega Giuseppetti, perché io sono il cattivo della comunità, nel senso che mi occupo degli aspetti di analisi conflittuale e quindi metto più in evidenza i contrasti, cosa che anche cercando un aspetto conciliatorio e ecumenico, come c'è in questo caso qui, è sempre bene tenere sotto controllo, perché se no si rischia di avere una visione eccessivamente ottimistica e poi sta, come si dice con un termine entrato nel linguaggio comune, e magari sottovalutare degli aspetti che invece possono compromettere la buona volontà di chi, come i presenti qui, lottano per avere un qualcosa, in matematica si direbbe il minimo comune, tipo l'ecumenismo, detto in linguaggio così evangelico. Se ci si riesce, si evitano tanti guai, tantissimi, perché la soluzione diversa del conflitto tra civiltà, noi abbiamo messo il punto interrogativo, anche perché la pagina è stata aperta e la comunità ha avuto subito molto, appena che lo Stato Islamico si è presentato sulla scena della cronaca. Quindi ancora non c'erano così netti segnali, ma appunto le antennine di chi pensa al peggio avevano fatto scattare un meccanismo per cui credo siamo stati i primi e non c'è molto sul guardo, mi sembra, a riguardo, anche perché per fare il cattivo bisogna anche conoscere profondamente l'avversario. E vi confesso che oggi io ne so più di Corano che di catechismo cattolico, perché l'Islam è una realtà estremamente complicata. Ci sono due grandi, non so come chiamarle, confessioni, i sciiti e i sunniti, ma al loro interno vi sono tante di quelle suddivisioni, e ognuna con un suo punto di vista. Abbiamo oggi, c'è stato un attentato nello Yemen, in una moschea, cioè sunniti che hanno, sembra proprio l'ISIS, attaccato la moschea sciita. Non so, è come un po' come nei tempi della guerra di religione qui in Occidente. Un po' peggio, forse con maggiore crudeltà, perché in alcuni casi si arriva a delle contrapposizioni proprio di odio, perché non vi è riefferatezza, è un po' come se, non so, da noi domenicani si facessero saltare in un convento di francescani o viceversa. Ecco, quindi questo è l'aspetto estremo che bisogna purtroppo sorvegliare. Poi, accanto a questo, c'è lo sforzo di chi, nonostante questa realtà, fa leva sugli aspetti positivi, sugli aspetti unificanti, sul desiderio comune di una società migliore, di una società più giusta. E per coloro che credono, e credo che qui, anche se sono varie le confessioni, la maggior parte delle persone è così, ecco, per coloro cercare appunto quel minimo comune politico che consenta una convivenza pacifica e fruttifera tra civiltà. Ringrazio, chiedo scusa del ritardo, ma oggi dovrei siamo essere in, no, non è che siamo a Roma, dovrei essere in tre posti, di cui due in contemporanea, e anche se ciò la massa, per dividermi in due, il problema sarebbe poi riattaccarla. Grazie. 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 Ringraziamo Giorgio Quinzi, che come si dice a Roma è un giornalista gettonatissimo.
molto richiesto, e anzi grazie per essere venuto qui invece di essere ad altri appuntamenti, come il stesso ci ha detto. Se chiedo un attimo un momento. Allora, col permesso dell'ambasciata americana, che gentilmente si trattiene qualche altro minuto, farei una piccola variazione alla scaletta, e prima di accendere i due ceri, se dagli ospiti, dal pubblico c'è qualche intervento, anzi vorrei pure leggere i messaggi, qualche riflessione, chi gradisce essere ripreso, se gentilmente viene qui. Vedo per esempio l'amico Federico Milani, che inviterei, solleciterei a venire per una breve riflessione, come ormai possiamo fare dalla prima edizione di questo secondo ciclo. E dico bene se dico sei cristiano protestante, correggimi tu, e gentilmente anche la tua comunità, il nome della tua comunità. Grazie Federico per essere qui, sappiamo che è un orario, lasciatemelo dire, difficilissimo per chi lavora e comunque per una città come. Grazie Roberto, grazie a te per l'invito. Io rappresento nel mio piccolissimo centro cristiano interdenominazionale di Roma, nel quartiere Monteverde. È una piccola realtà composta da cristiani appartenenti a diverse denominazioni, quindi abbiamo cattolici, abbiamo evangelici di diversa denominazione, e ci incontriamo insieme, ma non sono qui per parlare di questo, solo brevemente per un saluto. Ringrazio Roberto dell'invito e dell'opportunità, e la mia riflessione è questa: è che è bello ed è importante che oggi noi siamo qua, che oggi noi ricordiamo le vittime, ricordiamo, come ci diceva il comandante dei Vigili del Fuoco, chi si è sacrificato per portare soccorso in quella situazione dell'11 settembre, così come in tante altre situazioni. Però la piccola nota di dispiacere è che noi possiamo dire che oggi siamo qui con l'auspicio, con la speranza che certe cose non accadano più. Perché purtroppo la storia ci insegna che ci sono state e ci sono ancora oggi tante situazioni in cui non si sta intervenendo. Questo penso che debba pesare sulle nostre coscienze, sulla nostra individualità. Chi può far qualcosa è bene che solleciti chi è più su a fare qualcosa, a muoversi, ad intervenire laddove fino ad ora non si sta intervenendo. E abbiamo avuto tanti esempi nel recente passato dove si è intervenuto, ma spesso in ritardo, ecco, si sta parlando prima della ex Jugoslavia, dove si è intervenuto, ma forse si è aspettato troppo ad intervenire. E abbiamo appunto oggi delle situazioni in Medio Oriente dove non si sta intervenendo, è inutile nascondersi. Quindi quello che noi, come si debba intervenire, ovviamente non sta a me dirlo, non sono uno stratega geopolitico e me ne guardo bene. E mi occupo di religione e sicuramente posso dire che il dialogo può servire, ma talvolta il dialogo non basta, talvolta bisogna intervenire in altri modi. Allora, quello che l'auspicio è che le Nazioni Unite svolgano il loro ruolo come devono svolgerlo, perché sta a loro, non sta a qualcuno in particolare, sta a chi è sopra le parti intervenire in queste situazioni, e noi per quello che possiamo, penso che attraverso occasioni come queste o altre occasioni, nelle nostre comunità religiose, possiamo creare, come si dice, massa critica, possiamo spingere chi ci governa, chi è nei posti chiave, a prendere delle decisioni che vanno prese. Talvolta anche semplicemente con un incoraggiamento, perché non è facile fare delle scelte di un certo tipo, ma sta a noi, sta alla nostra coscienza individuale, sta a noi come comunità avere il coraggio di dare quegli input a chi può intervenire. Non aggiungo altro e spero di non aver rubato troppo spazio, e vi ringrazio. Ringrazio Roberto, ringrazio voi tutti, e veramente spero di poter essere ancora qui l'anno prossimo e di poter ricordare e commemorare le vittime dell'11 settembre, ma di poter anche insieme con voi rallegrarmi per aver visto nel corso dell'anno finire quelle situazioni che oggi stanno pesando su di noi, stanno pesando su tutti. Grazie. Chiedo a Giorgio Pensi di venire qui.
così mi sento confortato, da una persona da cui ho solo da imparare. No, no, e qua ci sono... E infatti dopo, volevo ringraziarti dopo, ma mi dai l'occasione per farlo subito. Ringrazio per la fatica che immagino facciano, ma saranno anche onorati come ne siamo noi, il, mi esprimo così, poi mi riprenderanno dopo, il portabandiera dei Blue Bennets, corpo internazionale, e anche appunto il come dire, il portavabbro, mi verrebbe da dire, ecco, è il labbaro della sezione di Roma, dell'Associazione Nazionale Bersaglieri, Baldi. Grazie davvero per quello che state dimostrando con la vostra presenza e ovviamente con la presenza dei comandanti, dei presidenti, della vostra delegazione qui presente. Giorgio, non si parla di labbaro. No, come dicevo, questo è un incontro tra il formale, grazie a presenze autorevoli e istituzionali che però oggi, anzi, mi permette i complimenti per il suo italiano, dottor Pegognomi Calvin, complimenti davvero, e appunto anche molto libero come incontro perché ci piace questa impostazione. Allora, vedo l'assessore del 13° municipio Carlo Mattia, se lo invitiamo qui per una breve, anche in questo caso, riflessione, e grazie per essere venuto con l'istituzione municipale di Roma. Intanto ringrazio Roberto Mercuri perché non è la prima volta, non è la prima occasione in cui ci incontriamo per commemorare le vittime del terrorismo. Spesso ci siamo incontrati al Parco Belletta Ciaccia, che oggi ha cambiato nome e è intitolato a Nicolas Green. Però ci sta intitolato, diciamo. Sì, prossimamente, nei prossimi giorni, sarà inaugurata una via sempre attraverso il Comune di Roma e le istituzioni che riconoscono l'intitolazione a Benedetta Ciaccia di una via sulla Selva Candida nel municipio 14°. Ritorno a Nicolas Green perché... non solo per quello, perché in questo momento, scusa Roberto, perché anch'io vivo un po' di emozioni perché ho mio figlio che sta studiando in questo periodo negli Stati Uniti, è ospite di una famiglia a Boston l'essere qui con un amico che è Roberto Ciaccia, per commemorare anche la figlia in qualche modo, e sapere che ho un figlio dall'altra parte del mondo, in qualche modo mi emoziona. Cioè, sicuramente lo stato d'animo di tante famiglie, di tanti genitori che hanno visto morire in quel modo i propri figli, e l'esempio che ha dato quella famiglia, la famiglia americana, sulla donazione degli organi, che fu un esempio veramente, una lancia per l'Italia che ha spezzato sulla donazione degli organi e ha innescato un meccanismo che oggi addirittura il Comune di Roma ha inserito per chi vuole essere donatore sulla carta d'identità. Quello è un segnale di civiltà, di integrazione tra popoli. Grazie, grazie dell'invito. Grazie mille, assessore, per la sua presenza istituzionale. Io faccio di peggio. Si diceva anche che i commercialisti hanno un'anima, e qui possiamo dire anche i politici hanno, e forse soprattutto in questo caso, un cuore. È vero. Grazie assessore di nuovo. Carlo Mattia, 13° municipio. Sottolineiamo, non ci interessa in questo caso i partiti, ognuno ha la sua idea, ma ci interessano le persone, quello che fanno a tutti i livelli, in politica e altrove. Desidererei chiamare il presidente della... cerco di non fare errori, Lindore Gaff, presidente dei Capuzzimati, dell'associazione di volontariato Roma Aurelio Protezione Civile, già ci ha onorato, prego presidente, in altre occasioni, in altre edizioni della presenza sua e della sua squadra. Una riflessione. Ecco, io vi ringrazio veramente perché sono vari anni che partecipo a questa manifestazione che ci tocca veramente il cuore a tutti quanti, e niente, vi ringrazio e basta. Adesso il dottor Massimo Arzetti, che è un esponente di un partito politico, ma qui non si fanno i nomi dei partiti perché non ci interessa, però sono importanti nella democrazia.
porto il saluto del gruppo che non nomino, così superiamo l'impasse, e naturalmente anche io ricordo le manifestazioni fatte al Parco Benedetta Ciaccia, anche con un caldo certe volte molto 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 forte, quindi un ricordo di Benedetta e un saluto a Roberto molto veramente. Mi unisco al discorso sulla necessità di fare qualche cosa e contro il terrorismo e contro l'ISIS e contro chiunque minaccia la pace, però vorrei anche quindi puntare il dito in questo, ricordando questo, sull'insipienza dei governi che non fanno abbastanza, se non quando ci sono degli interessi dietro, quindi petrolio o altro, e anche però contro la gente comune che quando succedono questi fatti si lamenta della mancanza di sicurezza, quando però poi le misure di sicurezza vengono messe in atto un po' più ossessive anche giustamente negli aeroporti o nelle stazioni ferroviarie o altro, si lamenta per i ritardi, perché poi alla fine siamo sempre noi quelli che poi non siamo mai coerenti. Grazie a tutti. Se qualcuno, 10 secondi, vuol dire qualcosa? No, ok, allora adesso con l'aiuto dei rispettivi comandanti del gruppo Perez e dell'Associazione Nazionale Bersaglieri, vi pregherei, capisco che non è la posizione migliore, di accomodarsi dietro le candele che tra poco come da programma saranno accese, vi direi un attimo, tra qualche secondo. Ecco. Prego i comandanti, i presidenti, dare a disposizione a lampade e candele. Bene, dunque, chiedo sempre agli stessi se possono andare dopo l'accensione. Cioè, dopo l'accensione possono dire ordinare, indicare, segnalare il minuto di silenzio e poi segnalarci quando questo è passato. Le preghiere e le invocazioni già le dobbiamo ascoltare, le riflessioni già le dobbiamo ascoltare. Quindi per chi gradisce rimanere, dopo ci sarà una breve diretta con Fracalcio e in realtà una trasmissione via web, in italiano naturalmente, per ascoltare a caldo o freddo, secondo le situazioni, qualche vostro parere, sia del pubblico sia dei protagonisti di questo evento. Ecco, grazie. Un attimo. Disponiamo Carlo Cicillini. Dimenticavo di leggere, come avevo annunciato all'inizio, dimenticavo di leggere, ometto la prima parte che ho occupato dal sito dell'onorevole Missoli, proprio per risparmiare tempo proprio degli interventi, e però quest'altro lo devo leggere. Dunque, dall'onorevole Fucsia Missoli Fitzgerald, deputato italiano, eletta nella circoscrizione C, America Settentrionale e Centrale, e componente della terza commissione affari esteri e comunitari. Cari amici, prego Ciaccia di venire qua, vicino a me. Cari amici, l'11 settembre abbiamo ricordato le vittime dell'attentato alle Torri Gemelle e lo abbiamo fatto con il cuore e con la mente. Un ricordo che deve trasformare il nostro agire per la pace e la democrazia, deve rinforzare i nostri convincimenti affinché la nostra azione quotidiana sia orientata a costruire una società coesa, lontana da ogni forma di odio sociale e capace di integrare le differenze in vista del bene comune. Sono particolarmente contenta che si parli dell'11 settembre, anche dopo la data fatidica dell'anniversario,
per orientare la riflessione a costruire la pace. Credo che questo sia un servizio prezioso per il bene della nostra società, poiché dalla riflessione comune e condivisa può venire un nuovo slancio civico fondamentale in un momento di cambiamenti come il nostro, alle prese con i problemi connessi all'instabilità dell'area mediterranea e tutto quello che ne deriva, in primis le migrazioni forzate verso la sponda nord del Mare Nostrum. Allora, anche se non posso essere fisicamente con voi, vogliate gradire l'augurio di un proficuo incontro per la pace e il dialogo dei popoli. Adesso il messaggio del Presidente Onorario dell'Associazione Culturale Noi dell'Europa, Contessa Beatrice Rangoni Machiavelli, già Presidente del Comitato Economico e Sociale dell'Unione Europea. Le vittime del terrorismo, come Benedetta Ciaccia, vanno ricordate ogni giorno affinché non si spegna nella memoria la condanna di un fenomeno indegno della civiltà. Grazie. Allora, inviterei, come l'anno scorso, ad accendere in cielo l'ambasciata americana, okay. A questo punto Robert Triozzi. Io mi vado a spegnere. È vero, contro la mia, contro professione. Una volta si spegne per conto fuoco. Quindi. Okay. Ecco l'incendiario. Scusate. Chiederei il segnale del minuto di silenzio ai comandanti. Non ho ancora di secondi, ma aspetto il prossimo. Cosa dire? La funzione si è conclusa. Ringrazio di cuore davvero tutti coloro che hanno contribuito in un modo o nell'altro, l'ambasciata americana presso il Quirinale per la presenza significativa. Questi sono i due cieli appunto accesi dal portavoce della Nazione Americana insieme all'ufficio stampa, il dottor Gabel e il dottor Stannetti, nonché l'altro acceso dal comandante dei Vigili del Fuoco, Robert Triozzi. Questo è un atto naturalmente molto significativo che ci dà speranza come cittadini del mondo e diamo appuntamento a tutti l'anno prossimo per questo, spero, toccante, semplice, ma forse ormai per Roma e non solo, importante per il mondo attraverso la rete, grazie a Giovanna Canzana e al suo blog di video notizie su Roma. Grazie a tutti.
Aggiungerei, quando ci sarà l'inaugurazione della linea intestata alla Benedetta, fare una cosa magari potresti...